Di questo periodo è pubblicato un verbale di una riunione tenuta al Ministero della Guerra nel marzo del 1945, prima della partenza di una missione in Albania per giungere per cercare di far rimpatriare tanti italiani che vi si trovavano lì e che provenivano anche dalla Russia. Anche Zappi partecipa, visto l'incarico che ricopre al Ministero degli Esteri. Fino a maggio del 1947, quindi Zappi resta a dirigere questo ufficio e nel maggio del 1947 gli viene anche dato l'incarico di capo del nuovo ufficio per l'Estremo Oriente. Questo è un passo che si rivelerà un po' importante per quello che seguirà. E nel frattempo viene promosso console generale di prima classe e siamo a marzo del 1947. Siamo nel momento in cui il governo italiano cerca di avere la missione all'ONU, all'Organizzazione delle Nazioni Unite, e quindi il ministro Sforza comunica alle principali ambasciate italiane all'estero questa decisione che l'Italia vorrebbe presentare appunto domanda di ammissione affinché si attivino presso i vari governi per assicurare il loro appoggio. Zappi, visto le esperienze, tratta con la delegazione cinese e tratta anche i danni di guerra, dei rimborsi da riconoscere alla Cina e della liberazione di tutte le proprietà private e demaniali che ci sono in Cina a seguito del periodo della concessione. Non tratta solo con i cinesi, infatti viene mandato in Arabia Saudita. Dal 15 ottobre 1947 Filippo Zappi è promosso nuovamente e sale di grado, diventa ministro plenipotenziario. Un po' in ritardo, faccio più veloce possibile. E quindi arriva a Jeddah in Arabia Saudita come ministro plenipotenziario. Zappi si attiva subito per assicurare l'appoggio degli stati arabi alla richiesta italiana di ingresso all'ONU. Il suo viaggio per raggiungere Jeddah non è stato facilissimo e Zappi scrive al ministro degli esteri una lettera nella quale racconta di essere stato, di aver dovuto trascorrere un periodo di quarantena in un'isola chiamata l'isola dei Pellegrini perché c'era un'epidemia di colera e altre cose. Dei fatti narrati da Zappi con la dovuta diplomazia si ha riscontro anche nei ricordi della figlia, la quale ricorda bene quei giorni, in particolare quando il padre, visto che un medico si apprestava a vaccinare tutti i presenti con una sola siringa e soprattutto con un solo ago, prese la figlia e la spinse davanti a tutti affinché fosse la prima a ricevere l'iniezione. Esatto. E l'arrivo a Jeddah ha un significato importante, che è la ripresa dei rapporti diplomatici tra Italia e Arabia Saudita, per il quale il re e il governo saudita manifestavano particolare gradimento. L'accoglienza è cordiale, tutti i notabili sono curiosi di incontrarsi con i rappresentanti della nuova Italia. Ci sono altri due fatti abbastanza curiosi che riguardano il momento in cui il ministro Zappi deve far visita al re per presentare le proprie credenziali, nel senso che il sovrano Ibn Saud, che riceveva sia il rappresentante dello Stato estero che la sua signora, a causa di una turista americana che si era tolta il velo, aveva deciso di non vedere più, di non accogliere più al suo cospetto donne infedeli, per cui certi doni che dovevano essere elargiti non furono dati all'unica figura femminile che era accanto a Zappi, che era sua figlia. Il secondo episodio, forse un po' più carino, riguarda il momento in cui Zappi, in alto uniforme, che discorre col sovrano e si scambia i convenevoli come i rigidi protocolli diplomatici impongono, vede il re che gli fa un cenno per avvicinarsi e sottovoce gli chiede: mi sa dire come è fatto il ghiaccio? E questa è una cosa che è particolare. Sulla questione dell'atteggiamento di Arabia Saudita e paesi arabi per la missione dell'Italia all'ONU, Zappi potrà verificare che l'atteggiamento e l'amicizia di questi paesi dipenderà dalla richiesta effettuata dall'Italia per il ritorno in Tripolitania e che questo per i paesi arabi significa voler proseguire
nei confronti degli stessi con le politiche del passato. Però Zappi è con il vice ministro, il principe Yusuf Yassin, che deve trattare le varie questioni, e la questione di maggiore interesse per questo principe è riassunta in quanto lui testualmente dice: noi speriamo che gli ebrei non abbiano a servirsi dell'Italia come base per preparare atti d'aggressione contro gli arabi. Contro questa fase Zappi molto puntualmente ha fatto capire che l'Italia era ben lontana da questo genere di pensiero o di apertura. Zappi poi relaziona anche sulla sua visita nello Yemen e nella lunga relazione spiega la complicata situazione del paese elencando tutta una serie di macchinari e materiali richieste dalle autorità yemenite. Quindi siamo nel 39 proseguendo, e in una nota di Zappi al ministro degli esteri si nota questo, quanto scrive: si può quindi pensare, questo vale la pena dirlo, si può quindi pensare che in questi ambienti politici si incominci a comprendere la necessità di conciliare nella prossima Assemblea Generale dell'ONU le varie tendenze arabe, dimostrandosi meno esigenti, al fine di scongiurare una soluzione che potrebbe essere più grave del ritorno della Tripolitania all'amministrazione italiana. Oltre al lavoro prettamente diplomatico e di interesse internazionale, Zappi Agenda aveva innumerevoli altri compiti, soprattutto quello di accogliere e aiutare i connazionali italiani che giungevano a Agenda dalle colonie ex italiane quando gli inglesi li fecero allontanare. Non avevano denaro, non avevano documenti e cercavano disperatamente un lavoro. Il paese era desertico, arretrato, senza acqua né corrente elettrica, senza ospedale, con 50 gradi all'ombra, e ciò rendeva la situazione spesso drammatica. Zappi si diede molto da fare per inserire i profughi nelle liste dei lavoratori dei pozzi di petrolio. Il trattamento dei gestori dei pozzi, che era una società americana, era pessimo, quindi Zappi andò spesso a visitare gli italiani che vi lavoravano e a trattare con gli americani per migliorare le condizioni di lavoro. Le sue pressioni e l'indubbia bravura degli specialisti italiani diedero i frutti sperati. Zappi dall'ottobre 49 è nuovamente a Roma, assume la direzione generale del personale, nonché capo ufficio del personale, dei gruppi, eccetera, e dei concorsi, nomine, ammissioni, commissioni e avanzamento, abbastanza lungo la dicitura. Sono anni di relativi quiete e serenità, Zappi finalmente può insediarsi a Roma e dare alla sua famiglia una sede stabile. Nel 52 viene nominato ambasciatore e viene insediato nell'ambasciata di Helsinki in Finlandia. Qui c'è un altro passo piuttosto importante dal punto di vista diplomatico, in quanto era in atto la guerra fredda e i rapporti col corpo diplomatico erano staccati, freddi, e si limitavano alle cerimonie e eventi ufficiali. Zappi ebbe contatti amichevoli con l'ambasciatore russo, ma probabilmente solo perché quest'ultimo conosceva bene la vicenda del dirigente d'Italia. Un episodio degno di nota fu nel dicembre del 54, quando Zappi ricevette un invito a cena in casa dell'ambasciatore polacco. Se in altre situazioni ciò rientrava nella normalità, in quegli anni era invece un evento eccezionale. Zappi chiamò i colleghi di altri paesi occidentali per sapere se l'invito fosse stato esteso anche a loro, ma nessuno era invitato. Zappi non sapeva chi avrebbe trovato alla cena, si domandava quale fosse il motivo, sicuramente politico, del suo invito. Alla cena c'era un ambasciatore russo, quello cecoslovacco, le rispettive consorti, tre interpreti. Terminata la cena, innaffiata da abbondante vodka, iniziarono a incrociarsi mille domande su temi piuttosto vari, senza un vero e proprio filo conduttore. Di questo lungo incontro Zappi ne fu felice, perché poté constatare che non c'erano secondi fini dietro quell'invito. E anche fiero che l'ospite avesse scelto l'Italia per un primo seppur piccolo passo verso un'intesa tra le due nazioni, almeno lì in Finlandia. Siamo nel 55, la figlia ormai è grande, si è fidanzata e sta per lasciare il padre, anche perché il clima finlandese non contribuiva certo a una gradevole vita di una ragazza di 25 anni. Quindi Laura lascia il padre per tornare in Italia, dove si sposa nel giugno del 55. Zappi, che ricordiamo era vedovo fin dal 1930, si unisce in matrimonio il 2 aprile del 1956 con quella che è stata sempre accanto a loro,
una nobile donna austriaca che aveva fatto da istitutrice a mia madre, che molto discretamente era sempre rimasta in famiglia con loro e con la quale era nata una segreta e molto discreta relazione. Zappi rimane ambasciatore in Finlandia fino al 57, quando torna definitivamente in Italia. Grazie allo sbarco in Libia del 1911, ricordato 15enne, quando Zappi ha maturato l'età pensionabile, ma la Farnesina lo coinvolge in altri incarichi. Nel 60 gli viene affidato il compito di presiedere la commissione che dovrà delineare il confine dello Stato italiano nella zona montuosa ad est di Udine, confinante con l'ex Jugoslavia. Il 3 luglio 1961, dopo pranzo, mentre passeggia, si accascia a terra, colpito da un'emorragia cerebrale e lascia questo mondo. E qui si conclude la sua vita. Grazie. Grazie. Molte grazie di questo contributo, che in realtà è un contributo che ha un duplice valore, nel senso che lo sguardo è privato, quindi è ancora più prezioso per noi, però contemporaneamente è anche straordinariamente documentato, perché abbiamo sentito una quantità straordinaria di dati su documentazione assolutamente nuova, che delineano un quadro sostanzialmente precisissimo di quello che è stato lo sviluppo biografico di Zappi. Aggiungo solo un fatto, che è questo. Io tenevo molto, in maniera molto particolare, questo contributo che ha organizzato con me il convegno, lo sa. Adesso sì, grazie. Dicevo che tenevo in maniera particolare questo contributo che ha organizzato il convegno con me, lo sa, perché in realtà la figura di Filippo Zappi è una figura assolutamente evocativa. Non è solo un mercatese illustre, è un mercatese che ha attraversato la storia del suo tempo con un approccio avventuroso, competente, di grande solidità dal punto di vista della formazione professionale e anche dal punto di vista del carattere, quindi di quello che gli ha permesso poi di realizzare una serie di obiettivi tutti centrati. E da questo punto di vista è anche un modello di quello che significa in qualche modo vivere in un'epoca in cui il viaggio non è solo turismo, come spesso accade oggi, ma è invece un'esperienza formativa da tutti i punti di vista. Zappi attraversa una serie di contesti con delle responsabilità istituzionali molto significative e le attraversa non in maniera estemporanea, ma portando un contributo professionale assolutamente serio. E in questo, da mercato, e questa secondo me è una cosa veramente straordinaria, intercetta quella che è la grande storia. Gli sbarchi, l'orientamento degli sbarchi degli alleati, la politica diplomatica internazionale, in quelli che allora erano i punti di riferimento primario per quello che riguarda quell'epoca. Quindi in questo senso, non so come dire, una sorta di modello trasversale che noi potremmo in qualche modo considerare tale, e anche dal punto di vista personale, devo dire, un tipo di invidia. Perché questo tipo di vita, con molte esperienze, con una serie di affondi, su competenze veramente eterogenee da tutti i punti di vista, è qualcosa di assolutamente raro oggi. Viviamo in un contesto che è sempre molto tecnico e sempre meno esistenziale da questo punto di vista, invece è profondamente evocativo di quell'epoca e quindi anche di quello che poi potrebbe essere...